Ciao, in questo video vi faccio vedere come ho realizzato questa minigonna portafoglio. È molto semplice e molto veloce da fare. Spero che il video vi piaccia. Per fare la gonna portafoglio, taglio un rettangolo di stoffa, questa è quella che ho avanzato dal cappotto reversibile. Un rettangolo di stoffa largo, no, lungo, scherzavo, 37 centimetri e largo 1,20 m. E faccio la stessa cosa con un'altra stoffa che utilizzo per la fodera, sempre stessa lunghezza, stessa altezza. Questa è la fodera invece della gonna in tulle. Appoggio le due stoffe dritto contro dritto, le spillo insieme e dopo le cucirò sia su sopra ai lati, e non le chiudo invece in fondo, non le cucio insieme, faccio due ordini separati. Dunque, questa è la gonna con l'orlo fatto sia sulla fodera sia sulla parte esterna, e cucita su tutti e due i lati e sopra. Adesso bisogna rivoltarla. E da fuori appare così. Questa è la parte fuori, questa è la fodera, ovviamente, come ho detto prima, è più corta di circa 1 cm. La lunghezza è di 32,5. Cucio tre piccoli bottoni a pressione neri qua sul fianco, sul fianco. Dopo vanno chiusi e la gonna appare così, questa parte qua va davanti.
Stella, come l'ho finita? È venuto come mi aspettavo, comunque abbastanza bene. E basta. Non mi dà altro da dire. Si chiude tutto il bottoncino in cuffia, faccio l'aggancio. Altri video. E iscrivetevi al canale, commentate e ci pubblicate. Ciao!